Hola ragazzuoli, entrate a far parte della famiglia Vitamoz, gruppi Telegram fissati nel primo commento. Hola ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video su Vitamoz. Ragazzuoli, oggi andiamo a vedere un metodo per fare soldi ed RP in modo semplicissimo e soprattutto senza nessun rischio di ban. Allora, abbiamo bisogno di un unico requisito, una Deluxo, che non è ovviamente fondamentale, perché se non ce l'avete potete utilizzare un qualsiasi elicottero, anche ad esempio quello là del CEO, quindi il Buzzard, o qualsiasi altro tipo di elicottero. Dopodiché ragazzuoli, andiamo da una sessione qualsiasi, io ad esempio sono una sessione ad inviti giusto per stare più tranquilli, dopodiché facciamo option online attività avvia attività create da Rockstar, andiamo su missioni e dobbiamo andare ad avviare la missione che appunto oggi è arrivata con RP e soldi per 3 e si chiama Casino al Bordello. Si può fare completamente in solo e andiamo ad avviarla. Ok ragazzi, una volta arrivati nella lobby io metterò difficoltà difficile, perché tanto è veramente facile superare questa missione anche nella modalità difficile. Dopodiché mettiamo conferma impostazioni e ci mettiamo su gioca. Ok, una volta arrivati nella missione ragazzuoli, prima di entrare nella missione, proprio come ho fatto io, richiedete una sessione qualsiasi e la vostra Deluxo. Dopodiché ci salite, oppure comunque l'elicottero lo potete invece richiedere dopo. A questo punto salite sul veicolo e dobbiamo recarci in questa posizione qua sulla mappa. Ok ragazzi, una volta arrivati sul posto dobbiamo arrivare con la Deluxo o il nostro elicottero proprio in questo punto qua della mappa. Ok, mi raccomando, arrivate in questo punto e noi non dobbiamo fare altro che ovviamente aspettare, cioè questo punto qua. Ok, quindi ci mettiamo qua, in questo punto, adesso lo faccio vedere anche dalla mappa, tanto ve ne accorgete dal segnalino blu di Anna. Noi aspettiamo qua e praticamente Anna salirà da sola, quindi praticamente la missione è già finita. E senza rischiare assolutamente nulla, vedete, noi abbiamo in questo punto qua della mappa dove salirà Anna, ovviamente appena sale voi andate via. Non rischiamo nada de nada, perché comunque saremmo dentro in un veicolo. A questo punto possiamo portare Anna, ovviamente, da Mandrazzo. E abbiamo finito la missione. Ci abbiamo messo praticamente pochissimo, solo il tempo della strada, che ovviamente dipende anche da dove avviate la missione. A questo punto, ragazzuoli, portiamo Anna in salvataggio. Ok ragazzuoli, praticamente siamo arrivati, non ci hanno fatto nada de nada, se guardate le vite ovviamente sono ancora sane, perché eravamo in un veicolo, ci hanno pure sparato, ma non ci hanno fatto nada de nada. Ovviamente fate solo attenzione ad atterrare nel tetto giusto, poi sarà proprio Anna a venire da voi, salire sul veicolo e ovviamente completare la missione. Quindi in modo veramente semplice. Ovviamente non vi aspettate i miliardi, perché è semplicemente una missione della Rockstar, ma potete farla tranquillamente in solo e soprattutto avere RP e soldi in modo semplicissimo. Quindi missione vittoria, quindi in modo veramente semplice, 31.000 dollari in più, ovviamente 15 JP e soprattutto 5.163 RP. Ragazzuoli, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!